Per le interviste di Newsic abbiamo graditissimo ritorno Silvia Salemi. Ciao a tutti, bentrovati e grazie di questa accoglienza. Come stai in primis? Va bene, è un periodo innanzitutto generalmente di ripresa, no? Quindi siamo tutti un po' più fiduciosi. E quindi dai, io sono un ottimista per natura, ce la metto tutta, speriamo bene, insomma, ho ripreso un po' di cose, quindi siamo ottimisti. Allora, siamo qua per parlare di questo nuovo singolo, di questo nuovo brano, un brano forte, posso dirlo, molto, molto diretto, a volte al limite del crudo per quanto è realista. Ti chiedo da cosa nasce e il messaggio, seppur chiaro, che volevi veicolare attraverso questo nuovo brano. Certo, no, ti ringrazio perché sei stata anche tu diretta, non hai usato mezzi termini ed è quello che secondo me ogni tanto la musica deve fare, perché secondo me c'è spazio per tutti, c'è spazio per la musica leggera, disimpegnata e a me piace molto ascoltarla e comprarla, come mi piace anche che ogni tanto la musica dia delle scosse. Credo che con Matteo Faustini e Marco Rettani, non so se ci siamo riusciti, ma lo abbiamo fatto, cioè lo abbiamo dichiarato quello che pensavamo. Anche ad alta voce, se vuoi anche con un espediente di mestiere, questo è un po' più la parte che mi riguarda, perché utilizzando un tema musicale e di arrangiamento più leggero, una midollo up estiva ritmata, siamo riusciti a veicolare invece un messaggio come testo molto hot, molto attuale. Come quello appunto dell'essere l'uno contro l'altro, che dopo il periodo del Covid, insomma, era anche evitabile, ma non ci siamo a quanto pare riusciti. E quindi ci troviamo, come dicevo, anche raccontavo nei giorni scorsi, ci siamo trovati di fronte al grottesco, no? Questi soldati che sparano sui civili, però con le mascherine, quindi si salvano loro da un nemico invisibile, essendo loro stessi portatori di morte, quindi è veramente un messaggio che assolutamente va non detto in una canzone, andrebbe quasi urlato in piazza, ma insomma, ci proviamo con la musica. Diciamo una scelta coraggiosa e posso permettermi di dire che tu sei una tra le artiste che musicalmente ha sempre fatto scelte coraggiose, quantomeno mai scontate. Cosa ti dà e cosa ti toglie questo essere così coraggiosa e anche diretta? Ma sicuramente in qualche modo mi toglie i primi posti nelle classifiche, perché anche io capisco da fruitore di musica che la musica spensierata, la musica scanzonata è quella che noi streamiamo di più ed è anche buono che sia così, perché siamo abbastanza invasi da messaggi forti e quindi quando si tratta di musica, di intrattenimento, abbiamo giustamente tutte le ragioni di veicolare e consumare musica. Insomma, non dico leggera, ma insomma con una portatrice sana di sorrisi, diciamo così. E quindi rinuncio un po' alla parte più commerciale, e però gu ne guadagno in, se vuoi, il piacere di, come quando parli con un'amica, di poter parlare a cuore aperto, no? Senza dire mezze parole, senza farti bella, ma se devi piangere, piangi, se devi ridere, ridi, se devi dire guarda, ho bisogno di soldi, oppure sto passando un periodaccio, sono depressa. Ecco, non si fanno sconti e nella mia musica io non faccio sconti, prima di tutto a me stessa. A volte perdendo anche appunto perché rinuncio a una parte commerciale che forse con canzoni più up otterrei, non è detto, però forse sì, però mi piace così, posso farlo, devo dire, perché ormai comunque sono 30 anni che quest'anno sono 25 anni di A Casa di Luca, ma sono 30 anni che ho il microfono in mano in maniera seria, che ci credo e quindi va bene così. Sarebbe anche un po' riduttivo, no? Vedere la musica solo come qualcosa che ci fa sorridere alla fine o ci Sì, fa però io ballare. dico sempre c'è spazio per tutti.
però serve anche altro. Serve anche altro. Non sono neanche di quelle che condannano, capito? Di quelle che fanno levatesse, no? I vaticini che dicono, predicono il futuro, che hanno la verità in tasca. C'è un messaggio, lo diciamo, d'altronde sono una madre di figli adolescenti che hanno bisogno di un indirizzo. Ecco, lo faccio più in forma quasi materna che in forma di vate, che ha la verità in tasca, per carità, mai sia. Le odio queste cose e bisogna cercare di portare avanti dei messaggi senza pensare di poter non presumere di poterla raccontare, insomma, di poterla insegnare a nessuno, però quello che sento da cittadina lo devo dire, è un dovere proprio civile, però dicevo c'è spazio per tutti, c'è spazio per il liscio, c'è spazio per il grunge, c'è spazio per il rock, per la musica evviva, scanzonata, estiva, i tormentoni ben vengano, ci fanno veramente saltare e ballare di gioia, io le ascolto, e poi c'è musica anche per i messaggi, insomma. Ascolta, l'hai detto tu, 25 anni da casa di Luca, 30 da quando fai musica. Come Che se paura! Che lo dico io, esce normale, quando lo dici tu me lo risento e dico no, che ho detto? Però ti volevo chiedere come è, se è cambiato il tuo rapporto con la musica? Beh, totalmente, se pensi che 25 anni fa io andavo in giro con lo zaino in spalla e mi portavo veramente lo zaino proprio di scuola, cioè con i libri dentro, libri di biologia, di filosofia, ero una liceale, quindi dovevo finire i miei studi e oggi magari passo lo zaino, c'è la borsa, quindi con tutte le nefandezze che porta dentro una borsa, le agende piene di impegni, di famiglia, di madre. È cambiato totalmente, sono cambiata io con due figlie, è cambiata la musica, è cambiato il mondo, però la voglia di fare, la voglia di suonare è affinata, no? Se prima andavi a ruota libera, no? Un po' come fanno tutti i giovani che buttano, sprizzano energia da tutti i pori, adesso si è molto più mirati, quindi si fa un singolo non quando te lo chiede la casa discografica, ma quando hai un messaggio reale da dire. Credo di non essere spremuta da nessuna logica. Io faccio lo stesso impegno radio e TV e musica e lo faccio quando mi sento. Quindi questa innanzitutto è una grandissima libertà di cui sono grata, perché non è sempre detto che lo si possa fare, ma questa cosa dà la sicurezza a chi mi ascolta che non c'è un prodotto commerciale dietro, ma c'è un prodotto della mente, un prodotto dell'ingegno, del cuore e non solo mio, come dicevamo anche in questo caso di Matteo Faustini, giovane emergente, bellissima anima. Intervistato stamattina. Sì? Beh, vabbè, merita. Lui ha degli occhi poetici, stratosferici, che dicono tutto, quindi penso che fare una Zoom con lui sia veramente gratificante come giornalista. Sì, ce lo siamo chiacchierata. Ascolta, ti farò una domanda, se vogliamo, anche un po' indiscreta. Quando possiamo rivederti sul palco di Sanremo? Guarda, se la Perché io domanda ci è lo spero rifaresti, tanto. Io ci spero sai, tanto, anche quello è un onesta. approccio che è molto cambiato. Sei molto carina, grazie, ma ecco, rientra nei cambiamenti. Anche lì, prima ti buttavi a capofitto, speravi ogni anno, andiamo, andiamo, andiamo. Poi invece ti rendi conto che sono delle dinamiche da fare con assoluta consapevolezza e prima di tutto per il rispetto che bisogna dobbiamo a questa manifestazione, che è il contenitore, se vuoi, di musica e di spettacolo più importante del paese, che produce tantissimo lavoro, e quindi questo lo dico da madre, ben venga che ci sia, perché dà tanto lavoro e anche porta tanti soldi a un'azienda pubblica, ma poi c'è un aspetto spettacolistico e di, come dire, di contenuti musicali che pure vanno fatti bene. E io sono veramente su tante cose, non sempre riesco a fare le cose come vorrei, quindi quello è un posto dove devi andare quando hai innanzitutto 2 mesi da dedicare in maniera totale, sapendo che sparisci da casa, e questo per me, ecco, è un tema serio, perché ho 2 ragazze da seguire che sono ancora nell'età più difficile, e esattamente come 15 anni fa che mi sono allontanata dalle scene perché erano piccole, oggi sono grandi e quindi ragazzini piccoli, problemi piccoli, ragazzini grandi, problemi grandi. Quindi lo dovrei fare, ecco, dovrei fare un'ospitata. Magari arrivo lì, sto una sera con un collega, cantiamo sul palco il venerdì sera, la serata dei duetti, e torno a casa. Questo sarebbe facile a livello emotivo, a livello di dispendio di energie. Ascolta, cosa ti aspetti da questo brano? Se ti aspetti qualcosa?
se aspetti o speri che venga capito, che venga anche solo banalmente intuito da chi lo ascolta. Sai, le canzoni sono come i messaggi che diamo ai nostri giovani, o quando sono bambini soprattutto, quando mamma gli dice dai, non fare così perché poi diventa cos'ha. Lì per lì il bambino non ti dà nessuna soddisfazione, anzi fa peggio. Ne ho due Però piccoli io. sei piccolo anche tu e sai, no? Sembra che lì per lì butti il fiato disperso. Al vento. Così come io adesso mi giovo delle frasi importanti che mi dicevano i miei genitori e lì per lì acqua fresca. Così oggi appunto penso che chi ascolta la musica dove c'è un messaggio neanche tanto recondito, perché qui il messaggio è proprio chiaro, non è una canzone d'amore per niente, è una canzone sociale e spero che nel tempo questa canzone torni, così come torna a casa di Luca, che dopo 25 anni ha un tema, direi quasi ahimè attuale, perché l'epoca del tum tum cia cia patu patum ci ha stordito il cuore, adesso è l'epoca dei social che ci ha stordito il cuore e ci ha un po' rubato anche l'anima, però intuisco da ottimista quali sono dei segnali, vedo le persone che cominciano a non correggere più le foto, a lasciare il difetto, vedi oggi sono arrivata da te con un gloss senza niente, Io così schifo che non struccata. lo... Basta questa schiavitù dell'anti-aging, cioè di essere sempre giovanissimi, questa schiavitù di essere sempre perfetti. Non posso sentire che ragazzine di 14 anni si rifanno il naso. Attenzione, a meno di gravissime malformazioni, dove ci mancherebbe altro, ma magari parliamo di cosettine millimetriche che sporgono, che fanno anche particolarità, se vuoi, fanno anche carattere, non le accettano e la colpa è nostra. Quindi ecco, c'è un'inversione di tendenza che non mi dispiace affatto. Penso che A casa di Luca è stata una delle colonne sonore dell'estate scorsa, mia personale. Ma Sì. anche di 25 anni fa non penso, perché sei Va, 38, giovanissima. l'ho ascoltata sul palco, l'ho vista sul palco, quindi direi Dai, te la che ricordi? Te la ricordi? Eri piccola. Che me la ricordo, sì, ma bello. è uno di quei brani. Quando, io dico sempre che quando la musica viene fatta con coscienza e c'è arte e mestiere dietro, i brani rimangono, sempre. I brani rimangono. Poi fa Sì. molto Guarda, l'orecchio di non chi dico che ascolta. sarebbe facile fare un... Certo, non dico che sarebbe facile scrivere un tormentone, perché guarda, bisogna essere molto, molto attenti. Non è facile scrivere le canzoni che anche per una sola estate ti rubino il cuore, perché guarda che di canzoni ne escono a migliaia tutti i giorni. Evidentemente il tormentone ha la capacità di intuire, massimizzare, tirare fuori delle cose che sono nell'aria, ma guarda caso uno le coglie. Quindi quella è una grande bravura, una grande sensibilità, per cui mai demonizzare i tormentoni. Nel caso di A casa di Luca è stato un tormentone quell'anno, pensa che quell'anno vendeva 1.000 copie al giorno, mi chiamò l'editore, mi disse stai vendendo come Ligabue. Io che avevo i libri dietro, devo fare l'esame, dicevo oddio, adesso come faccio? Ma io devo fare l'esame, non mi potete fermare con queste cavolate che stiamo vendendo i dischi, io devo studiare. Dicevo sei matta, guarda che devi andare a fare i concerti, non ci pensare più alla scuola. Io dissi no, alla scuola ci penso e come, tanto che poi mi sono anche laureata in lettere, perché sono rimasta sempre con un piede nella realtà, cosa che secondo me salva molto e lo consiglio a tutti quelli che... Se si può dare un consiglio, ma è un consiglio fraterno, se intraprendete la strada della musica, restate sempre con un piede nel mondo reale, perché la musica è il nostro amore, il nostro cuore, però poi c'è la quotidianità che va vissuta comunque. Io ti ringrazio tantissimo, spero di vederti prestissimo sopra un palco. Grazie, intanto sicuramente aggiorni sul palco del Team Samerizio con tanti Sì. colleghi il 28 di luglio su Rai 2, insomma è stata una bellissima serata, sarà una bellissima serata e godiamocela insieme. Musica, musica, musica. Grazie mille, a presto, ciao. Grazie, a presto, ciao.